Ciao a tutti, siamo qui con Joan Sebastià di Endovan. Ciao Joan. Ciao. Io inizierei col chiederti se puoi farci una presentazione di Endovan e del suo ruolo all'interno del movimento indipendentista catalano. Sì, Endovan fu fondato nel 2000, no? Al 2000 venivamo da un periodo dove praticamente tutta la struttura del movimento della sinistra indipendentista era scomparsa e non c'era un'organizzazione politica strategica, diciamo. Allora Endovan si è fondata con questo obiettivo, poi è stata la rinascita o la rifondazione da parte da certi veterani della sinistra indipendentista dell'antico Movimento di Difesa della Terra, MDT, e allora non eravamo già l'unica organizzazione politica. E poi il ruolo di Endovan è stato soprattutto, a mio parere, di mantenere ferma l'idea che la lotta sociale e la lotta nazionale erano cose indiscernibili e che questo si doveva fare sulla completa territorialità dei paesi catalani. E difendere questa linea, che è la linea storica della sinistra indipendentista, è stato il ruolo di Endovan davanti a altre tendenze che o ve ne trascuravano in un modo o un altro, sebbene non esplicitamente, la territorialità della nazione, anche facevano una lettura, dal nostro punto di vista, non corretta sulla indiscernibilità della lotta sociale nazionale. Nel senso che si vedeva come due logiche diverse. Per noi queste due lotte hanno una sola logica, perché il conflitto nazionale è una manifestazione del conflitto di classe alla fine, una concrezione politica del conflitto di classe. E questo è un atteggiamento teorico che è stato fortemente rinforzato da tutto il processo degli ultimi anni, perché si è visto chiaramente che la borghesia non aveva niente a vedere con la lotta di liberazione nazionale e che progressivamente il peso cade in più nel movimento popolare. Bene. E durante il referendum abbiamo visto la popolazione catalana molto attiva nel difendere il suo diritto di voto. Come si sta organizzando il Movimento Popolare Catalano per organizzare adesso la disobbedienza civile dopo i risultati del referendum? Questa domanda ha anche a vedere con la particolare progressione che c'è dentro del processo iniziato 10 anni fa, forse, è difficile da dire quando comincia. All'inizio tutta la mobilitazione e anche certi episodi di disobbedienza civile sono stati organizzati e convocati principalmente dalla ANC, l'Assemblea Nazionale Catalana, e anche da Òmnium Cultural, i cui dirigenti sono stati oggi imprigionati. Ma queste organizzazioni sono fortemente legate ideologicamente soprattutto, ma anche a livello delle persone e forse delle strutture, non lo so, ai partiti del governo. Allora, se il governo non esecuta, non compie il mandato popolare, cerca di trovare altre strade che non siano l'autodeterminazione, allora queste strutture saranno non tanto utili perché hanno questa dipendenza, sebbene può essere che ci sia un confronto tra queste strutture e i partiti del governo. Poi arriva il momento in cui forse avremo bisogno di prendere la direzione della disobbedienza civile, se queste organizzazioni hanno una strategia che non ci sia quella del confronto, che non sia quella del confronto. Per fare questo abbiamo una cosa che è già apparsa durante i giorni dal 20 settembre al 3 ottobre, che sono i comitati di difesa del referendum, che adesso si sono riformulando perché naturalmente il nome è già finito,
L'idea è prendere tutte queste strutture che hanno fatto la difesa delle scuole durante il referendum e farle stabili come struttura di potere popolare che devono liderare la mobilitazione, la disobbedienza civile, eccetera. Adesso c'è la possibilità che l'Assemblea Nazionale Catalana e Òmnium Cultural cerchino di fare un tipo di confronto molto più moderato di quello che forse il tempo esige, e poi probabilmente questo sia il momento dei comitati per prendere un po' quella posizione più chiara e più dura nella difesa del mandato popolare sorgito dal referendum dell'1 ottobre. Potresti parlarci della composizione invece di classe proprio del movimento indipendentista? Quali sono anche le sue parti più dinamiche, visto che è molto composito comunque come movimento? Il movimento è un movimento, come tu dici, molto composito, voglio dire, trasversale, sebbene c'è una particolarità basica che è l'opposizione franca e aperta della borghesia, della grande borghesia principalmente, davanti alla rivendicazione dell'indipendenza. Poi il peso delle classi popolari e del proletariato cresce quando la lotta si fa più dura. Allora abbiamo visto particolarmente come tra il 20 settembre e il 3 ottobre la classe operaia organizzata entra in campo anche, comincia a partecipare come soggetto concreto nella lotta, tranne i sindacati che convocano il sciopero generale del 3 ottobre, ma anche con l'attitudine degli operai del porto davanti alla Guardia Civile e anche nel caso dei pompieri. Voglio dire che il processo all'inizio aveva una certa, era un processo molto più controllato dalle istituzioni, in questo caso la direzione piccolo borghese del processo che c'è ancora era molto più forte, ma che per quanto il processo ha avanzato, perché il governo spagnolo non ha nessuna offerta di dialogo, allora la lotta diventa più dura e la piccola borghesia è molto più esitativa, no? Dubita davanti alla situazione, e qui si vede che quelli che non hanno paura dell'indipendenza sono precisamente la classe operaia. E alla luce anche dell'attuale situazione di stallo e del comportamento del Presidente della Generalitat, quali sono le potenzialità e anche i rischi ovviamente che si possono sviluppare e che ruolo pensi possa avere la CUP in tutto in questo processo? I rischi sono stati sempre gli stessi, perché già dall'inizio questo processo comincia in parte come una grande mobilitazione popolare per l'indipendenza, ma anche si inizia come una sorta di bluff che il governo della Generalitat lancia nella faccia del governo spagnolo. E l'indipendenza è, diciamo, il pretesto di questo bluff, no? Per forzare lo Stato spagnolo a negoziare altre cose che non hanno un contenuto politico profondo e che hanno a vedere con le tasse e con gli investimenti in infrastrutture, tutte queste cose. Cioè l'agenda classica dell'autonomismo catalano. Allora, il rischio è sempre che finalmente il processo perda la sua profondità politica e rimanga come questa bluff, no? Come uno strumento per i guadagni di certi settori della politica catalana. Qual è il ruolo della CUP? Giustamente il ruolo della CUP è che adesso il Movimento Popolare è molto convinto che si sta lottando non per quelle cose, ma per l'indipendenza, soltanto per l'indipendenza, con tutto il suo contenuto politico, anche economico, però con tanti altri aspetti. E se il governo fa certi movimenti che sta facendo già dubitativi o che vanno in un'altra direzione o che cercano di
fermare il processo, allora la Cuba ha una grande opportunità e suppongo che saprà approfittarla, no? L'opportunità della CUP è di essere il partito che rappresenta pubblicamente la posizione decisa sulla cosa dell'indipendenza, la posizione che chiede al governo che faccia già effettiva la dichiarazione di indipendenza, senza tutta questa sospensione degli effetti legali che il presidente ha posto in mezzo il 10 ottobre. È per questo che la potenzialità per la CUP è grande. Però dipende soprattutto di non fare una politica che sia dipendente dalla strategia del governo, ma una politica propria che poi gli può dare una posizione di lideraggio dentro il movimento. Ti chiederei ancora, qual è la vostra posizione riguardo all'Unione Europea e in generale come pensi che si stia anche modificando questa percezione all'interno della società catalana, visto anche il comportamento proprio che ha avuto l'Unione Europea di fronte al referendum, di ottobre? La posizione della sinistra indipendentista è chiara, nel senso che quello che si cerca e quello che si chiede è l'uscita dell'Unione Europea. Ma questo non è il posizionamento del complesso dell'indipendentismo. L'Unione Europea, ad un certo senso, copre quest'idea di fare un'indipendenza indolora che non abbia dei rischi, eccetera, eccetera. Questo è un punto di vista che appartiene soprattutto ai settori più piccolo borghesi dell'indipendentismo, no? Che vogliono soprattutto rassicurarsi che non c'è un crollo sociale in tutto questo. Però, sebbene il nazionalismo catalano storico è stato sempre fortemente europeista, già con la crisi economica dal 2008, c'è stata una grande crisi dell'europeismo nella Catalogna, una crisi che si vede chiaramente nelle inchieste, perché cade molto il sostegno dell'Unione Europea nella Catalogna. Poi, durante il processo, i settori più moderati hanno sempre fatto il discorso che finalmente l'Unione Europea prenderebbe una posizione in favore della democrazia, cioè del diritto all'autodeterminazione, un'idea abbastanza innocente, abbastanza naive, che il tempo ha dimostrato che non era vera, e poi gli ultimi mesi si vede che c'è un nuovo episodio di crisi dell'europeismo dentro dell'indipendentismo, perché si vede chiaramente che il posizionamento politico dell'Unione Europea non è tanto diverso di quello dello Stato spagnolo, e che quell'idea che al nord c'era la libertà, la modernità e la democrazia è almeno adesso una falsità, e probabilmente è stata sempre una falsità. Molto bene, io Joan ti ringrazio per le tue parole, sicuramente noi continueremo a seguire le vicende catalane e lo sviluppo di questo processo che ha radici lontane, ha avuto un momento di molto importante con il referendum, ma che sicuramente non si è ancora concluso. Grazie mille. Grazie a te.